bellissimo questo luogo, bellissima Tropea, una meraviglia. Complimenti alla Pro Loco di Tropea, che ha una sede incantevole, invidiabile. Ma le Pro Loco nascono 140 anni fa. Queste sono le figlie di coloro i quali hanno creato, con la prima poi definita Pro Loco, una società che intendeva, nasce l'articolo 1 in questo modo, e per che il colle diventi ornamento e abbellimento della città. Dico, questo significa quanto ci tenevano i nostri avi al loro luogo. Siamo qui oggi a Tropea perché dopo 140 anni siamo 6.200 Pro Loco, siamo riconosciute dall'UNESCO dal 2012 per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, siamo una delle 9 ONG italiane e ci fregiamo anche del ruolo, compito e onere di coordinare queste ONG. Io credo che questo sia uno degli obiettivi che si voleva raggiungere e abbiamo raggiunto, e uno degli obiettivi che sancisce quanto questo mondo di Pro Loco, e qui lo vediamo come si sta sviluppando, possa dare al proprio territorio in termini di valorizzazione, salvaguardia dei valori culturali, ma anche come motore di economia, perché ricordiamoci, le Pro Loco non sono solo sagre, non sono solo feste, ma sono motori di economia e sentinelle della cultura locale.